Le nuove panchine sono il tocco di esclusività creativa dei rinnovati Corso Umberto e Piazza Sacro Cuore al centro di Pescara. E come accade spesso, le novità e la creatività dividono, anche se abbiamo utilizzato una plastica riciclata e soprattutto ci siamo occupati proprio a 360 gradi di creare un'installazione dal design unico, ma soprattutto che rispecchiasse quelli che sono un po' i parametri dell'economia circolare. Infatti, essendo realizzata qui a Pescara, praticamente anche tutto quello che è stato il trasporto è stato ovviamente a impatto zero. Per l'architetto le epore sono come sirene uscite dal mare. Siamo, come spesso ci accade, occupati di trasformare un'idea in qualcosa poi di producibile. Producibile in serie, perché comunque sono state realizzate 30 panchine, circa 30 panchine, da 2-3 forme diverse. L'arte, come si diceva, divide e molti in questi giorni hanno criticato la forma delle panchine, paragonandole a seppie più che a sirene. Le polemiche più che altro ci hanno fatto sorridere, perché mentre noi eravamo qui a lavorare, insomma, vedevamo quello che succedeva sul web, che era completamente l'opposto rispetto a quello che succedeva qui in piazza. Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti dai cittadini e soprattutto ci siamo veramente divertiti e gratificati nel vederli pian piano interagire con loro, con le panchine, vedere come persone anziane si sedevano per riposarsi, vedere come bambini, famiglie stavano comodamente sedute sulle panchine e soprattutto mi faceva sorridere verso gli ultimi giorni vedere anche commercianti che sfruttavano le stesse panchine come set fotografico per i loro prodotti.